Ciao, allora, in questo video vi voglio far vedere degli acquisti che ho fatto, alcuni recenti, cioè ieri pomeriggio, e alcune cose che ho preso già un po' di tempo fa, però erano troppo poche, quindi non ve le avevo fatte vedere subito perché fare un video per mostrare tre cose, insomma, mi sembrava un po' inutile. Quindi ho controllato, queste cose ci sono ancora, ho guardato su internet, nei negozi online. Quindi per questo ve le faccio vedere, altrimenti avrei lasciato perdere, ecco. Sono una cosa un po' fuori stagione ormai, almeno questi giorni c'è caldo, qualche giorno fa l'ho usata perché era stata una botta di freddo, però vabbè, ve la faccio vedere, magari con i saldi la trovate e la potete prendere per il prossimo autunno, inverno. In ogni caso, partiamo subito con le cose che avevo preso un po' di tempo fa. Allora, appunto questa cosa che vi dicevo che è un po' fuori periodo, è una felpa e grigia, questo grigio, proprio un grigio felpa, e molto morbida, non è pesantissima perché vedete quelle fatte così dentro, quindi non è da pieno inverno, però insomma se c'è caldo non è che la metti. Ed è questa ed è la scritta, la cosa principale, cioè Serial Shopper, qui c'è la R ed è abbastanza lunga ed ha le maniche, quelle che hanno la cucitura qui, quindi è molto morbida, larga, comodissima. E questa l'ho presa da Pinky, l'avevo vista addosso a Federica e sui Teresa Candy e l'ho vista e ho detto deve essere mia assolutamente. Quindi sono andata in spedizione punitiva da Pinky e l'ho presa, l'ho vista. Sul sito avevo visto che c'era sia grigia che blu. In realtà in negozio l'ho vista solo così grigia. E in realtà mi piaceva di più così grigia. E poi mi piace anche il fatto che abbia lo scollo così tondo. Ci stanno bene anche le collane, quelle belle grandi. Poi è morbidissima, proprio comoda. Mi è piaciuta un sacco. Perché questa ovviamente l'ho presa già un po' di tempo fa, quindi l'ho usata. E sì, l'ho presa fine aprile forse, mi sa che il 1º maggio l'ho usata per la prima volta. E questa costa, mi sono segnata andando a vedere sul sito, 25,99. Poi un'altra cosa che ho preso da Pinky, sempre scusate, la stessa volta, è questo cappello. Fantastico. Allora, io sono una fissata di cappelli, chi mi conosce e questo lo sa, li amo, cioè li prenderei tutti. Infatti, dopo aver preso questo, che appunto ho preso a fine aprile, qualche giorno fa ne avevo provati altri due, avrei voluto prendere anche quelli. Perché il mio problema con i cappelli è che mi stanno sempre un po' larghi e questo leggermente largo per me lo è. Invece quelli altri che avevo provato erano proprio perfetti, sembravano fatti su misura per me, però in ogni caso questa è la SM. Se non so se si vede l'Italia, quindi piccolo non è che c'era, però è fantastico. Adesso non me lo posso provare perché ho la coda, però è proprio bello. È bello perché è particolare, avendo questi tre colori. Appunto qui c'è l'arancione, il bianco, il nero, il blu e questo color beige. Poi questa fascia di questo marrone. Che marrone è questo? Comunque sì, lo vedete proprio com'è in realtà. Ma è un marrone caldo, ecco, insomma. E poi ho questa parte su che è nera e blu. E appunto questa cosa qui. E poi è ba basta, tutto liscio. E quindi è di questi qua con la tesa piccola che va su così dietro. Ed è fantastico per l'estate. Questo sicuramente lo userò durante tutta la mia vacanza quest'estate in Spagna. Cioè, amo i cappelli, li amo. Ed è, non lo so, insomma, per chi è un amante dei cappelli mi capirà, per chi non li usa, non gli piacciono, resterà un po'. Cosa stai dicendo? In ogni caso, questo mi sono segnata il prezzo, c'è ancora, ed è 12,99. Fantastico, fantastico, bellissimo. Sempre una cosa che ho preso un po' di tempo fa, vado in immersione perché sono delle scarpe, delle ballerine precisamente, sono queste fantastiche ballerine di Cinem. Vi faccio vedere una per farvi vedere che è tutta glitterata, glitter oro. Ed è un po' leggermente a punta, ma non troppo. Un
leggero tacchettino e vi devo dire che non sono neanche scomodissima, è un po' rigida. Tra l'altro, la storia di queste scarpe, cioè mi sono lanciata per la prima volta a comprare delle scarpe online senza mai averle provate in negozio, perché le avevo viste, scusate, eccomi, sul sito e ho detto no. Tutte glitter, oro, c'erano anche argento, ma io le volevo assolutamente oro, sono un po' in fissa e volevo delle scarpe dorate. E quindi le ho viste, no, le voglio. Sono capitate in un H&M e non le aveva, maledetti. Però la stessa volta ho preso dei jeans, vabbè, e mi hanno dato uno sconto di 10 euro, mi sembra. Spendibile su qualsiasi cifra e c'era la data di scadenza. E allora mi sono lanciata. In realtà se avessi comprato in negozio avrei speso di meno che comprando online, perché online H&M ha sempre le spese di spedizione. Però in ogni caso le ho pagate un po' di meno del prezzo originale, che è, non so se ve l'ho già detto, 24,99. Ho controllato sul sito, ci sono ancora. E io forse le ho pagate 20, 19, una cosa così. Però veramente le ho usate, le prime volte erano un po' durette, però pian piano si ammorbidiscono un po', però rimangono belle strutturate. Poi fanno subito una luce, un colpo d'occhio bellissimo. Ovviamente sono qualcosa di molto particolare. Non a tutti piacciono i glitter così tanto. E in realtà, cioè, non penso sia una cosa trash o pacchiana, perché vado usata bene. Cioè, dovete vestirvi comunque tutte lisce, non è che potete mettervi collana vistosa, scarpe così, orecchini grandi. Cioè, no, dopo sembrate uscite dal circo. Però, veramente, vestite in modo molto semplice, magari nero, total black, comunque colori neutri, e queste, cioè, bellissimo. Sono in fissa, ve l'ho detto, le sposto un po' perché tra un po' le pesto, mi piacciono tanto. Tra l'altro pensavo perdessero un po' di glitter, infatti le tengo sempre dentro la bustina di plastica che mi ha mandato, che comunque i buchi quindi respirano, però per ora non ho visto glitter in giro. E tra l'altro anche guidando pensavo che magari dietro il tallone perdesse qualcosa, invece no, sto guardando, non ho perso niente, non ho visto glitter in giro per casa, quindi approvatissime, fantastiche. Comunque sul numero, per tornare al discorso che le ho prese online, mi sono lanciata anche per il fatto che ho altre due paia, mi sembra, di ballerine di H&M, e per entrambe avevo lo stesso numero, cioè il 38, che è il mio numero standard. E quindi ho detto, vabbè dai, insomma, se quelle due hanno il 38, mi butto e vediamo se va bene il 38 anche questa. Al massimo ho detto, vabbè, al massimo le mando indietro. Per fortuna, sono fantastiche. Andiamo avanti. Altre scarpe, queste le ho prese venerdì, oggi è domenica, le ho prese venerdì. E le volevo in realtà, sì, anche queste devo andare in immersione, le volevo in realtà già dall'anno scorso. E le volevo, in realtà subito le volevo bordeaux, però poi non vanno bene con tutto, quindi alla fine mi sono fissata col bianco e ho preso le classicissime Converse bianche basse. Era da un sacco che non avevo delle Converse, probabilmente le ultime risalgono ai tempi primi anni delle superiori, medie, considerando che adesso sono alla fine dell'università, è passato un po' di tempo. E queste le volevo un sacco, è la prima volta tra l'altro per me scarpe bianche. E le ho messe ieri pomeriggio per la prima volta e anche stamattina, e sono in fissa totale, cioè mi piacciono tantissimissimissimo. E cosa dire, vabbè, tutte conoscete le Converse, e le ho pagate tra l'altro super scontate, quindi sono ancora più contenta. E poi è un acquisto appunto meditato da un anno fa. Adesso tra l'altro sono anche un po' un simbolo per me, perché vabbè, piccola parentesi, io non ho mai lavorato, diciamo, nella mia vita, ho sempre studiato, non ho mai avuto soldi miei, e quindi adesso faccio la babysitter, niente di che, però ho preso un po' di soldi e ho detto così mi prendo le Converse che le volevo l'anno scorso, quindi è un po' anche un simbolo di qualcosa guadagnato da me, ecco, e non sempre preso con i soldi dei miei genitori. Ho usato sempre i miei soldi anche per i prossimi due acquisti, in realtà uno poi ne avevo portati abbastanza, perché ho detto vabbè, spenderò più o meno così, invece poi
ho usato anche i soldi non proprio miei, però dai, parliamo di 5 euro, 6. Per il resto, Sephora MAC, che vi farò vedere adesso, più le Converse, sono stati presi con i miei soldi, quindi sono stracontenta. E, ah no, prima di passare a questi vi faccio vedere un altro acquisto. In realtà vi ho fatto vedere, adesso non so quale video di due caricherò prima, sul video dei preferiti del momento, però è anche un ultimo acquisto. Adesso sia tutta attorcigliata, scusate, ma è questa collana, no, di Accessorize, si è attorcigliata in un modo incredibile. Sì che l'avevo, cioè l'ho fatta vedere nel video prima, l'ho appoggiata con cura, ho detto adesso la rifaccio vedere, ragazze. Invece nel giro di un secondo, perché queste collane sono malefiche, cioè le lascio lì un attimo, si attorciglia tutto. Ce la faremo? Ce la possiamo fare? Uff, non volevo farla andare attorcigliata, però ragazze... Ma ecco, ci sono. Sì, scene di panico totale per far vedere questa collana. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ve la faccio vedere, che è questa, lunga, fucsia fluo, che da, in camera non sembra fluo, e nappina giallo fluo. Questa perlina e poi il triangolino dorato che rimane più lungo. Ecco, sono in fissa totale con questo, rimane molto lunga così. Sono in fissa totale, mi piace tantissimo. Ho preso da Accessorize, non so se l'ho già detto, e tra l'altro adesso Accessorize ha abbassato i prezzi. Ops. E ho tenuto il cartellino ed è costata 9,90, quindi l'ho presa pochissimi giorni fa, quindi sicuro c'è ancora. C'è anche nella versione invece che rosa fluo blu e la nappina arancione invece che gialla. Bellissima, se vi piace il genere, è fantastica, su una maglietta bianca, su una canotta bianca, però non l'ho messa solo così. Ah no, è anche su una canotta bianca con sopra una di quelle maglie tutte bucate, no? Verde, faceva un bellissimo contrasto. Sono in fissa, poi sono in fissa con le nappine, cioè le vorrei tutto così. Comunque passiamo a Sephora. In realtà non ho preso molto, adesso non so perché e non so se in tutti, cioè compri e poi ti spruzzano il profumo sopra, cioè ieri poi ero a Verona e poi camminavo, cioè tipo ero dentro la Feltrinelli e si sentiva questo profumo assurdo, che è buono in realtà. È la via, è bella in realtà, ma è fortissimo, cioè non è ancora andato via, cioè ieri sera, basta dire, cioè ieri sera mi sono coricata a letto e sentivo questo profumo in camera, incredibile. In ogni caso non ho preso molto, ho preso una cosa, visto che Sephora non ce l'ho vicino, come vi ho detto in altri mille video, e ho approfittato e ho preso questo mascara che volevo prendere, che è il chiacchieratissimo. In realtà un po' di tempo fa volevo Roller Lashes, però poi ho sentito questo che costa un po' di meno, sì, non pochissimo, perché comunque costa, mi sono tenuto lo scontrino, 18,90, quindi non è che sia proprio economico, però è questo l'Outrageous, no, come si chiama? Outrageous Curl, che è quello, adesso non ve lo apro perché prima finisco quello che ho. E, però quello che ha lo scovolino piccolino in silicone con i dentini che si arrotolano piccoli piccoli, ho sentito cose fantastiche su questo e quindi volevo assolutamente provarlo. Poi avevo il tagliandino per il regalo di compleanno e quest'anno è questo qui, vabbè non si vede, in realtà sono tre ombretti, questi colori qua, marroncini, così tutti perlattini. In realtà questo in camera non sembra tanto bello, ma secondo me questo è quello più interessante. Non lo so, li proverò e vediamo. Vabbè, è un regalo. Non è che ho bisogno di degli ombretti di Sephora, non li ho mai provati, non so neanche di qualità siano. E, però vabbè, il regalo si prende sempre. In realtà,
e non mi piace, cioè il Sephora non dà un cavolo di campioncini, o meglio, dipende dalla commessa, cioè certe volte ne ho fatti un sacco, ero stracontenta perché cioè, comunque piace ricevere qualcosina per quello che si spende. Tra l'altro ieri sono andata, con la parentesi, e ho preso queste cose, ero col mio ragazzo, dopo un po' sua mamma ha chiamato per dire se, visto che se, per sapere se appunto eravamo passati da Sephora, che a lei serviva crema colorata, cose così. Quindi siamo tornati, gli ho dato la mia tessera, vabbè, ha preso e lui è andato i campioncini. Cioè ha dato un profumino da uomo e anche un lucidalabbra. Cioè una mentaglia di lucidalabbra di Sephora, voleva regalarmela, vabbè, sono piena. E quello è il punto, magari qualche cremina da provare, qualcosina, un profumino, non mi interessa. Però, cioè, perché non le date Sephora? E poi passiamo... No, prima di passare a MAC, e finalmente sono riuscita ad andare a quello di Verona, vi faccio vedere una cosa che ho preso da Feltrinelli, che l'ho visto, detto, l'avevo visto un'altra volta, ho detto no, no, da quella volta, cioè da qualche giorno fa quando l'avevo visto, ho detto no, 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 lo devo prendere assolutamente, l'ho visto su internet che costava meno che in negozio, questa volta da Feltrinelli a Verona invece era scontato uguale a internet, ed è questo. 1000 cibi da provare nella vita. Anche in questo caso, chi mi conosce lo sa, io sono fissata con il cibo, cioè parlerai per ore di cibo, cioè più mi piace, e mi piace provare le cose, assolutamente quando vado in un posto nuovo, in vacanza, mi documento sempre sui piatti tipici, cose così, io li voglio sempre assaggiare. E in realtà per alcune pietanze etniche sono un po' restia, e perché non sono una a cui piacciono molte spezie, tipo il curry io lo odio, e quindi le cose un po' del sud-est asiatico, Asia così, non sono molto incline, però magari mi sbloccherò prossimamente. Però in realtà in generale, cioè, amo queste cose, e questo praticamente è il seguito ideale di 1000 luoghi da vedere nella vita. Tra l'altro questo libro l'ho regalato a mio ragazzo per il compleanno, perché lui è un fissato con i viaggi, un super viaggiatore, e anche a me piace molto viaggiare, quindi sapevo di andare a colpo sicuro, infatti gli è piaciuto, lo guarda di continuo, e questo quindi è il seguito un po' la nostra unione cartacea di viaggio, la parte culturale e la parte di cibo, no vabbè. Comunque è molto bello, e praticamente è diviso per continenti e poi ci sono gli stati, ad esempio in Africa non ci sono tutti gli stati africani, ce ne sono alcuni, però appunto è fatto così, adesso vi faccio vedere a caso, no, ci sono qualche immagine, tutta la descrizione, per alcuni piatti ci sono anche le ricette, ed è molto molto bello. E praticamente qui vi leggo cosa c'è scritto sulla copertina: dal Cile all'Egitto, dalla Spagna al Vietnam, dal couscous al bento, in un reportage culinario d'eccezione, il meglio dei piatti più apprezzati su tutto il pianeta, la Bibbia dei sapori della decana del food writing americano. E lei, non, vabbè, io non l'ho mai sentita, si chiama Mimi Sheraton Falcone, ed è dedicato agli amanti del buon cibo e chi sogna di provare tutti i sapori esistenti al mondo. Sono proprio io quando mi sbloccherò dalla parte speziata. Comunque, cioè, questo sembra fatto su misura per me, non potevo non prenderlo, non potevo. E questo a prezzo pieno era 24,90, c'era il 15% per chi ha la carta, e quindi l'ho pagato quanto l'ho pagato? 21 qualcosa? Io in matematica facciamo schifo insieme, forse 21, giù di lì. Comunque, passiamo a MAC. Da 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 da. MAC da me non c'è, il più vicino, un po' di tempo fa, è stato aperto a Verona. Però a Verona, se ci vado di solito, ci vado di sera. Però io lì no, dovevo andarci. In realtà, dovevo andarci per una cosa utile. Per il correttore, per i brufoli, volevo prendere qualcosa di serio. Perché i brufoli, quelli che ho provato, vanno via. E avevo visto che questo, insomma, è uno dei migliori. È lo Studio Finish Concealer, che tra l'altro ha l'SPF 35, lo vedo solo adesso, così,
La mia è la colorazione NC20, che mi ha consigliato la ragazza, tra l'altro bellissima quella ragazza. Ed è in un pottino che tra l'altro mi durerà da adesso a quando avrò figli, probabilmente. Bellissima, tra l'altro la scatolina, così mi piace un sacco, ho scritto MAC, e qui no, il colore chiarissimo sul beigeolino. E è bello che abbia l'SPF, comunque ce n'è un sacco dentro, 7 grammi. Quindi no, questa mattina non l'ho provato perché volevo tenerlo intonso da farvi vedere, però non vedo l'ora di usarlo. Finalmente un correttore serio. E poi, già che c'ero, potevo guardare qualche rossetto che mi sono segnata una lista. In realtà lo volevo già un po' di tempo fa, però poi l'avevo provato, sfocciato sulla mano in aeroporto a Londra. Vabbè, no, dai, e poi eravamo di corsa, così colà. In realtà non ho ancora provato sulle labbra, perché la ragazza gli ha detto un po' di nomi e me li ha fatti vedere sulla mano e poi ho scelto. Quindi spero che non mi stia male, però in teoria. E non vi ho detto ancora qual è. È il famosissimo, non so se si vede, comunque ve lo dico, il Flat Out Fabulous, che è questo qui, che vabbè, probabilmente tutti di voi conoscerete sicuramente per fama, un buonissimo profumo dei prodotti MAC, retro matte, quindi secchissimo, e per questo mi sono affidata a lei, che mi ha consigliato, comunque l'avevo già sentito nominare, il Prep and Prime di MAC. Tra l'altro questa confezione è diversa dalle altre, che sono tutte nere, basta. Questa, vedete, è nera. I brillantini, cioè bellissimo. Comunque è un Prep and Prime, appunto, la base per le labbra. In realtà io ne ho una base per le labbra di Kiko, ma vecchissima. Poi non penso sia idratante. E questa qui, appunto, anche questa famosa. Anche questa è la confezione brillante, il tappo che con i brillantini, non so se si vede, però il tappo, sì, sotto non tanto, sì, forse anche sotto, vabbè. Ed è appunto questa base bianca, vediamo quanto ce n'è dentro. Beh, un po' ce n'è, ecco. Odore neutro. Appunto questo è il Prep and Prime. Chissà quando finirò un prodotto MAC per il Back to MAC. Cioè, io di prodotti MAC, a parte questi tre che ho preso, ho Painterly, io ho finito quello. E poi ho altri due rossetti, cioè non tantissimo. Tra l'altro poi i rossetti quando è che c'è? Finirli. Comunque, queste cose, adesso vi dico il prezzo. Il correttore, 19,20, sono tenuta lo scontrino da ieri, poi il rossetto 19, il Prep and Prime 18, e basta, ho finito. Questi sono tutti i prodotti che ho acquistato nell'ultimo periodo. Spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao.